Allora noi andiamo adesso, cari italiani, perché è il momento proprio di parlarvi in questo senso, questo onore che mi è stato dato di fare l'esegesi dell'inno d'Italia. Io adesso proverò, ecco c'è anche il leggio che me l'hanno messo, continueremo diciamo a entrare dentro per un momento, non è che dura tanto, ma alla storia del nostro paese, la storia del nostro paese che, ve lo posso dire, è una cosa memorabile. Memorabile l'impresa che hanno fatto quelle persone sulle quali abbiamo scherzato, che hanno dato la vita non in senso poetico ma proprio fisico per noi, una cosa straordinaria hanno fatto, un'impresa memorabile, inenarrabile. Si parla ogni tanto, dicevo mai, risorgimento, tante volte no? È un po' visto così, ma così, visto dall'alto, per un momento è una cosa impressionante di grandezza. Tutto il mondo aveva gli occhi sull'Italia. Se voi pigliate la storia del mondo, in quel momento lì è concentrata la grandezza, ma una grandezza senza pari, intrisa di gioventù. Erano tutti ragazzi sul serio, veramente, come Mameli c'aveva 20 anni, Novaro che ha scritto la musica, ma anche gli altri, Cavour, Mazzini, erano ragazzi, Mazzini sembra sempre vecchio anche da piccino, però erano tutti dei ragazzi, tutti giovani, tutti morti a 25, 26, 27, 28, una cosa che hanno dato davvero la vita per noi, ma in una maniera così alta, e tutto il mondo guardava a noi. Sapete che Garibaldi era un mito, che, ma voglia, ma che c'è Guevara, Bono, i Beatles, i Rolling Stones, era una cosa impressionante in tutto il mondo Garibaldi. Garibaldi era detto per il diavolo, era una cosa di una bellezza fisica e di un ardore, un coraggio, una cosa che fece l'Unità d'Italia, la capitale è stata Torino, no? Poi fu subito spostata a Detroit, ma quel è una cosa, durò pochissimo, sa perché la spostano tutto sempre a Detroit. E in quel momento memorabile, quest'uomo era famoso, io vi dico, i più grandi scrittori dell'epoca, dal Duca di Wellington, Charles Dickens, grande come Shakespeare o Dante, Alessandro Dumas padre, quello che ha scritto i Tre Moschettieri, che ha scritto il Conte di Montecristo, seguiva Garibaldi col taccuino in tutto il mondo, Victor Hugo, George Sand, mandavano soldi, si tassavano per finanziare questa cosa di bellezza che c'era in Italia, questa grandezza immensa, eroica, epica, che non si vedeva più, erano diventati un mito, tutti gli italiani li seguivano, lo sapete che dappertutto si tassavano per mandare soldi, e veniva detto in ogni parte dove c'era un'ingiustizia, chiamiamo Garibaldi, dicevano, era anche ai bambini, se non vai a scuola chiamo Garibaldi, era una cosa impressionante, un fervore c'era che faceva paura, per dire, di una figura, poi parleremo delle altre, perché, e Mameli in quel momento, nel 1847, c'aveva, che arriverà il 48, come voi sapete succede un 48, si dice anche ora, poi le 5 giornate di Milano, c'era Manzoni, Verdi, ma guardate che c'è, l'Italia è l'unico paese al mondo dove è nata prima la cultura e poi la nazione, non esiste nessun altro luogo al mondo, è una cosa impressionante, ha tenuto insieme la lingua e la cultura, l'immensa, ma guardate, non è per fare l'applauso, per carità, noi... Il vero patriota non ritiene mai il suo paese il migliore di tutti, è pericoloso, però quell'allegria, quella gioia, quell'orgoglio gioioso, allegro di vivere in un luogo che uno ama e che dice a me, insomma, mi piace proprio tanto, quello è sano, sanissimo, e il nazionalismo che è una malattia, no? Il razzismo poi è la follia, ma un sano patriottismo è la cosa più di salute che ci sia nel mondo, volere proprio bene al luogo dove si sta, avere quel sentimento, insomma, io ce l'ho. Io volevo dire quelle cose, insomma, solo la lingua, l'appartenenza, insomma, poi non è che mi sento, amarla troppo non fa mai bene, perché troppo è sempre sbagliato, anche l'amore, quanti errori vengono fatti perché li voleva troppo bene, per troppo amore, non esiste troppo amore, l'amore è come la morte, o sei innamorato o non sei innamorato, o sei morto o non sei, dice troppo morto, no, non è troppo morto, uno è morto o non è morto, l'amore e la morte sono uguali. E l'amore, quando si ama, bisogna amare in maniera che uno si sente, arrivi lì e non è che vai di più o meno, c'è una misura che non si va né giù né su, è proprio, è l'eternità. E quindi quando si ama, quando si sente la bandiera, quelle cose, ci si accorge che non è una cosa effimera, è una cosa eterna,
Chi sente questo, come sentivano i nostri patrioti, sente che non vive per il carpe diem, per quelle cose, che è una cosa tristissima, no, vive un attimo eterno, per sempre, lo sentivano e non li poteva fermare nessuno, ed erano persone mirabili, Cavour, Mazzini, Garibaldi, tutti e tre entrati in politica e usciti dalla politica più poveri di quando erano entrati, ma hanno arricchito gli italiani enormemente, enormemente, una cosa memorabile, una cosa memorabile. Queste sono figure. Allora noi diciamo, guardate che volevo dire, un paese che non proclama forte i propri valori con forza è pronto per l'oppressione e la servitù, eh? Se non ci si ricorda del nostro passato, non si sa neanche dove si va, cioè non si capisce da dove si viene. Queste sono cose, poi sono i nostri nonni, eh? E ieri l'altro che è accaduto, nessuno ha scritto dei grandi libri a favore del Risorgimento, ha fatto delle grandi opere, chissà perché. Deve essere... Risorgimento poi è una parola, addirittura l'ha usata l'Alfieri per primo, no? Perché un giorno tu inestinguibilmente risorgerai, magnanima, una e libera. Ecco, allora da questo risorgere, che è un verso addirittura, risorgere viene dal Vangelo, è una cosa mistica, una cosa non mistica, insomma, religiosa, è proprio una risurrezione. L'Italia era un corpo dilaniato, posseduto, stuprato, violentato, saccheggiato, il corpo più bello del mondo. Questo lo posso dire? Ecco, saccheggiato, proprio per quello era saccheggiato. Se voi andate in tutti i musei del mondo, compreso il Louvre, ci sono chilometri di opere d'arte italiane, per carità, va bene, per appartengono all'umanità, non sono mica persi, e fa una gioia entrare dentro e camminare e dire: ma io appartengo a questa grandezza? Io sono uno che viene da lì, non potete sapere come qualcosa succede addosso, è una cosa memorabile. Quello si è inventato la musica, l'architettura, la pittura, andiamo a vedere, ora vi faccio vedere da dove, chi erano questi uomini. Mameli, 20 anni, serio, eh? Novaro, il musicista, morto poverissimo, ha fatto spettacoli, ha fatto questa musica, non ha avuto un soldo dalla SIAE, niente. Ma neanche un soldo, non voleva niente, erano persone straordinarie che vanno a ritrovare. Una sera stavano tutti a Torino, da degli scrittori, tutti patrioti, c'era un fervore, come vi dico, proprio memorabile. Arriva un pittore, Barzini, con un foglio e dice a Novaro: guarda cosa ti manda Goffredo, Gotifreddo Mameli, hai capito, genovese. E Novaro pure era genovese, due genovesi, siamo in Liguria, pensa che combinazione per questa serata delle esegesi. Allora, mentre loro stavano cercando l'inno d'Italia, pensate un po', voi lo sapete che Novaro ha scritto questa musica, è una marcetta che si chiama, volevo dire, come dice, Allegro Marziale, quattro quarti, Do maggiore, anche se l'originale era in Si bemolle maggiore, però insomma ha scritto una marcetta che non è, come si dice, una marcetta, è perfetta per un inno, è perfetta. Ora vedete, la Germania c'ha Haydn, l'hanno presa da Haydn, i quartetti, vabbè, diceva, ma non c'entra niente con l'inno, l'inno per l'Italia si rappresenta, noi siamo un popolo solenne, memorabile, altissimo e allegro. Una parola che non è traducibile in nessuna lingua del mondo, è solo nostra, l'allegria, quella proprio dice, quella che si vede delle bolle, ci appartiene solo a noi. E questa marcetta che dobbiamo entrare dentro, l'Italia, e più è che commovente se lo si fa bene, eh? Intendiamoci che l'ha fatto Verdi, quando fece l'inno alle nazioni a Londra, ci mise dentro God Save the Queen, la Marsigliese e Fratelli d'Italia, poi lo diresse Toscanini, dopo, voglio dire, è un inno che, non ci scherziamo troppo, insomma, c'ha la sua bellezza. Ecco, allora Novaro racconta la storia, lo lesse e disse, no, è una cosa bellissima, bellissima. Non ve lo posso far vedere, si commosse, lo dice lui, eh? Andò a casa, si buttò sul pianoforte, gli cadde la lanterna sul foglio, bruciò il pianoforte, bruciò il foglio, se lo ricordò a tutta memoria, proprio nell'entusiasmo. Da quel momento tutti lo cantavano, Giuseppe Garibaldi con tutte le sue camicie rosse, che poi avevano rubato un carico di tessuti per Buenos Aires, non è che l'aveva inventata così, che erano per dei macellari di Buenos Aires, che erano rosse per non far vedere il sangue, l'avevano presa e se ne erano andati a fare questa impresa memorabile contro Borboni. C'è ancora chi c'ha nostalgia dei Borboni, un po' terrificanti erano, bastava dire una cosa diversa da quello che pensava un altro nelle galere, tipo il Granduca di Toscana, un fantoccio nelle mani degli austriaci, era una cosa spaventosa, l'Italia dilaniata continuamente, a un certo punto dice basta, arriva questi qua e scrivono questo inno, perché la poesia dà forza, se c'è una canzone, se c'è una poesia, i poeti, gli artisti hanno il desiderio, ce lo mettono dentro. E allora, avete, c'è una storia di due
due boscaioli che volevano, tre boscaioli volevano sollevare un tronco, non ce la facevano, uno dei tre è montato sopra il tronco e ha cominciato a cantare e in due, col peso in più, l'hanno alzato. Pensate che fa l'arte, la bellezza, la musica, la poesia, dà una forza che non te la trovi dentro, il desiderio gli dà, ci ha unito il desiderio. Allora Mameli scrisse così, questo è Fratelli d'Italia, lo sapete tutti, Fratelli d'Italia, intanto è già un bel, non andiamo sulle parentele, Fratelli d'Italia. L'Italia s'è desta, lo ripete già, Fratelli d'Italia, l'Italia, Italia, perché all'epoca bisognava sentirla che c'era quest'Italia. Dell'elmo di Scipio, bello farlo succedere dell'inno d'Italia, una, dell'elmo di, quando lo sentirete, si capirà che sia questo ragazzo di 20 anni, ve lo ripeto, immaginatevi un ragazzo, un figlio vostro, il vostro fratello più piccino, 20 anni, morto. Dopo 6 mesi che ha scritto l'inno insieme a Garibaldi nella difesa della Repubblica Romana per una ferita alla gamba, andata in infezione, all'epoca non c'erano gli antibiotici, morto a 20 anni e 6 mesi circa. Fratelli d'Italia, l'Italia s'è desta, svegliatevi, svegliamoci, l'unica maniera per realizzare i propri sogni è svegliarsi, svegliarsi, quella è l'unica maniera. Fratelli d'Italia, l'Italia s'è desta. Dell'elmo di Scipio s'è cinta la testa. Ora, Scipio lo sapete tutti, è Scipione, sono dei senari, 6 sillabe, in quartine con rime alternate A, B, C, B. La prima e la terza non fanno rima, la seconda e la quarta sì, eh? Poi c'è la baciata in fondo. Quindi sono proprio da marcia. Ci ha provato anche Verdi a musicarla, che ha scritto l'avete sentito da Albano, quella cosa memorabile di Nabucco, il Va pensiero. Preveggente, aveva già previsto la fuga dei cervelli, vedi, dall'Italia. Va pensiero, aveva già previsto. Verdi era un patriota memorabile. Patriota memorabile. Verdi è. Pensate che è stato pure Mazzini. Verdi è grande. E le marcette, c'è Stravinsky, un grande musicista, tutti conoscete, ha detto proprio: c'è più sostanza nella Donna immobile di Verdi che in tutta la tetralogia di Wagner. Ora, era un po' provocatorio, però per dire che la Donna immobile, no? Il Duca di Mantova, Rigoletto, Donna immobile, le marcette, cioè dentro ci può essere una cosa che uno non è capace a fare. Bisogna essere bravissimi per fare queste cose in musica, bravissimi, se no davvero. E quindi la marcetta aveva una sua, ed è l'unico inno in cui è famoso il paroliere e non il musicista, perché Mameli è quello delle parole, il musicista è Novara, è come dire la Traviata di Piave, non di Verdi, avete capito? Sì, è così, sentite la Traviata di Piave. Quando il paroliere è enorme, ce l'abbiamo stasera un esempio, Mogol, si può dire per dire i giardini di marzo di Mogol, si può, però solo Mogol e Battisti, insomma, è meglio, no? o da Ponte.